Ciao a tutti, oggi sono qua per fare una sfida con me stessa, ovvero ho intenzione di leggere per 24 ore. Non so se riuscirò effettivamente a leggere per 24 ore, ma mi sono imposta di leggere il più possibile nell'arco di una giornata. Questo perché sono 6 giorni abbondanti che non c'è wifi in casa, quindi non posso lavorare al blog, al canale, sono molto assente dai social e sto dedicando molto più tempo a me stessa, quindi mi sono detta: quale migliore occasione se non provare a fare questa sfida in questi giorni? In queste 24 ore dovrò però anche dormire e lavorare mezza giornata. Purtroppo non ho una giornata intera libera da dedicare alla lettura, però voglio comunque mettermi in gioco. La mia sfida non partirà in questo istante, ma stasera. Ho voluto però approfittare della luce del giorno per illustrarvi un po' quelli che sono i libri e i fumetti che vorrei leggere. Innanzitutto vorrei leggere Gli elefanti hanno buona memoria di Agatha Christie. Si tratta di uno degli ultimi romanzi su Poirot, che ha scritto questa autrice, sono veramente molto curiosa di leggerlo. Ho intenzione anche di finire Siege and Storm di Leigh Bardugo, che però non ho qua perché ho dimenticato in negozio, sono sempre molto furbissima. Se ho tempo mi piacerebbe iniziare anche Tartaruga all'infinito di John Green oppure The Book of Tea. Sono ancora molto indecisa. Per quanto riguarda i manga, invece, leggerò assolutamente il numero 2 di Proiettili di Zucchero. Il primo mi era piaciuto, ma non troppo, quindi sono curiosa di continuare la storia per vedere se mi piacerà o meno. E Children of the Sea, anche questo è il numero 1. Anche questo, perché ho detto anche questo? Comunque questo è il numero 1 e come potete vedere sono tutti e due manga abbastanza ciccioni. Sono molto curiosa. Continuando con i fumetti, voglio leggere il numero 5 di Saga, Andare Avanti, e La Generazione di Flavia Biondi. Sono molto curiosa di leggere questa graphic novel perché dopo aver letto La Giusta Misura sempre di questa autrice sono rimasta veramente molto colpita dal suo tratto, dalla storia, e mi hanno parlato benissimo di questo fumetto, quindi dovevo assolutamente recuperarlo. Primo aggiornamento, scusate la luce ma sono quasi le 11 di sera e per ovvi motivi non posso strillare, c'è anche altra gente in casa che sta dormendo. Comunque ho finito di leggere il volume 2 di Proiettili di Zucchero, questo è il secondo volume conclusivo della serie, il primo non mi era piaciuto più di tanto, questo secondo invece è molto forte. Il primo probabilmente non mi era piaciuto perché non l'ho capito, non sapevo dove voleva andare a parare la storia, mentre questo è stato veramente molto intenso. Rispetto ad altri scolastici che ho letto, questo è veramente intenso perché parla di violenza e di abusi domestici. Non so perché sono così tremendamente fuori fuoco, comunque adesso ho intenzione di continuare e spero terminare Siege and Storm di Leigh Bardugo. Sono al capitolo 20, ovvero pagina 355, quindi mi mancano circa 100 pagine per finirlo. Vediamo se riesco entro la fine della notte. E per creare un po' di atmosfera cupa ho acceso questa candela qua, The Darkling, ispirato all'oscuro, che è uno dei miei personaggi preferiti della serie, anche se in questo libro non è molto presente. C'è un nuovo personaggio che però mi sta piacendo tantissimo, mentre continuo ad odiare Alina, la protagonista, come sempre. Buongiorno, sono le 9:07 minuti in questo istante, sto per fare colazione, quindi ne approfitto per aggiornarvi sulle letture che ho fatto ieri notte. Mamma mia che trauma, io non sono abituata a leggere fino a tardi, a un certo punto mi sono anche addormentata, poi mi sono svegliata e ho detto no, lo devo finire questo libro, lo devo finire, mamma mia è stato difficilissimo, anche perché questo libro, Siege and Storm, è in inglese e non è molto facile, almeno per me non è tanto semplice, anche perché è il secondo di una trilogia e io il primo lo avevo letto in italiano, quindi ho fatto fatica soprattutto all'inizio ad orientarmi, ci sono tanti termini tecnici inventati, dei soprannomi, quindi è stato un po' difficile fare i collegamenti, andare avanti con la storia, però
a parte questo ostacolo, diciamo, iniziale, è stata comunque una lettura veramente molto molto bella. Molte cose non mi sono piaciute, a partire dalla protagonista e anche gli eventi che ho trovato abbastanza prevedibili, scontati. Non lo so, non mi ha convinto al 100% questo libro, però mi piace molto la storia in generale. Il mondo creato dall'autrice mi incuriosisce tanto, mi piace che sia così particolareggiato e complesso, e ci sono dei personaggi comunque che mi piacciono tanto, a partire dall'Oscuro e un nuovo personaggio che viene introdotto in questo libro che non posso dirvi per evitare spoiler. Oltre a quello ho iniziato Gli elefanti hanno buona memoria, sono a pagina 30 e per ora non è successo granché. Aspetto di andare avanti perché sono veramente molto all'inizio. E Saga, che terminerò adesso mentre sorseggio il mio tè. Questo è il volume 5 e manca poche pagine, sì. Comunque Saga, più vai avanti più è terribile, nel senso che è più doloroso. E qua intanto c'è Cersei mentre faccio colazione. Comunque non vi ho detto che tè sto bevendo. Allora, oggi ho deciso di coccolarvi col chocolate cream pie della Truffle Gut, non lo saprò mai dire, comunque un tè sfuso che sa appunto di cioccolato e all'interno ci sono anche dei marshmallow, veramente buonissimo. Doveva essere una giornata tranquilla di lettura e invece ne stanno succedendo di ogni, un sacco di imprevisti, intanto c'è la CB che gironzola. Ho anche ricevuto un'email di lavoro che non aspettavo, quindi mi è presa un po' d'ansia e quindi mi sono cambiata, mi sono finalmente vestita visto che oggi pomeriggio lavoro. Comunque mi rendo conto che per molti potrebbero sembrare ridicoli questi pantaloni su di me perché mi fanno più grande di quella che sono, perché alla fine in vita mi stanno bene, però sono veramente molto larghi e non lo so, sono buffa, però mi piace abbinarli a qualcosa invece di più femminile e aderente. Poi non so, magari tutto nella mia testa. Sono le 2 e qualche minuto e io ho appena terminato di leggere Gli elefanti hanno buona memoria. Questo è il primo libro di Agatha Christie che azzecco, nel senso che è andata a finire come sospettavo. Rispetto agli altri l'ho trovato un po' più lineare e semplice, l'indagine almeno ai miei occhi è stato così, e è una storia veramente molto bella. Ho preferito senz'altro altri romanzi di Agatha Christie, però questo non è male. A questo punto penso che procederò con Children of the Sea perché sono veramente molto curiosa di leggere questa storia. Tra l'altro è un manga ciccionissimo, cioè è veramente molto molto grande, e ho dato una sbirciata ai disegni, mi sembrano anche molto molto belli. Comunque volevo farvi vedere i disegni di questo manga, cioè, ma quanto sono belli! A parte che io, vabbè, amo il mare, quindi queste cose per me sono spettacolari. Però, mamma mia, ci sono dei dettagli veramente pazzeschi. E sono appunto proprio all'inizio. Mamma mia. Cicco? Ho visite. Vecchietto. Ce la fai a metterti giù? Dai! Mamma mia. Direi che è arrivato il momento di leggere La generazione di Flavia Biondi. Lo volevo leggere da quando sono stata alla presentazione della Giusta Misura, perché ne parlavano continuamente strabenissimo e quindi ho detto basta, lo devo recuperare. Volevo farvi vedere giusto qualche tavola. Questo inizio mi ricorda molto l'altro fumetto. Qui sui personaggi in viso hanno sempre questi puntini, trovo molto particolari. Ho appena terminato di leggere La generazione, è uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto. Non ho parole, mi sono emozionata veramente tanto leggendolo. In questo momento non riesco a dire qualcosa di sensato riguardo questo fumetto, quindi magari cercherò di parlarvene più avanti. Io adesso scappo al lavoro, mi porto dietro Tartaruga all'infinito di John Green. So che me lo chiederete in tanti, questa collana mi è stata inviata dal sito Happiness Boutique. Loro vendono collane, orecchini, anelli. Ho anche un'altra collana simile a questa che avevo acquistato da loro 2 o 3 anni fa,
altre, questa me l'hanno inviata loro e la trovo veramente stupenda. Queste collane secondo me sono un salvavita in inverno, perché io metto tantissimo maglioni, cose larghe o maglie molto semplici. Queste collane le rendono da così a così, cioè cambiano totalmente il look, le impreziosiscono, quindi anche per uscire posso vestirmi comoda, ma comunque abbastanza elegante. Il sito tra l'altro mi ha lasciato un buono sconto che potete utilizzare su una spesa minima di 19 euro, e spese di spedizione invece sono gratuite. Trovate il codice qua sotto in descrizione, mi sembra che è di un 10%. Nel frattempo ho quasi finito di leggere Children of the Sea, mi mancano pochissime pagine. È un manga interessante, mi piacciono moltissimo i disegni che riguardano il mare, le creature marine, le trovo stupende, mi convincono invece meno i disegni dei personaggi e in generale la trama vera e propria della storia, ci sono degli elementi surreali che non mi fanno impazzire. Anche qua in negozio ho una delle mie solite tazze gattose, perché a volte mi porto il thermos con il tè caldo e mi piace berlo di più nella tazza che nel termos perché mi sbrodolo continuamente. Comunque adesso incomincio Tartaruga all'infinito di John Green. Sono molto curiosa di leggerlo perché le premesse sembrano super interessanti. Un'altra giornata di lavoro terminata, lo so che sembro super imbacuccata ma ho freddo. Non sono riuscita a leggere tanto, un po' perché ho lavorato per l'appunto, ci sono stati un po' degli imprevisti, oggi non ne ho una dritta, ma vabbè. Sono a pagina 103, se non sbaglio, di Tartarughe all'infinito, adesso torno a casa, leggo un altro po', mangio e vedo cosa riesco a fare fino alle 10. Manca un'oretta scarsa alle 10, 10 e mezza, adesso non ricordo bene quando ho iniziato ieri. Comunque ho intenzione di continuare Tartaruga all'infinito e conto di arrivare almeno a metà libro o poco più avanti, ma sono indecisa su quale accendere. Questa è la mia preferita di sempre comunque. Ci riaggiorniamo domani. Perdonate la mia faccia stravolta, ma mi sono appena alzata. Ho intenzione di filmare brevissimamente per mostrarvi il risultato della mia sfida di lettura. Nel complesso devo dire che sono molto soddisfatta perché sono riuscita a leggere tutto quello che mi ero prefissata e ho dormito, ho lavorato, sono successi degli imprevisti, quindi per tantissime ore non ho potuto leggere. Quando ho avuto tempo sì, e sono riuscita a leggere tutto, quindi sono molto contenta. Oltre a questo mi ha stupito tanto che non mi sono mai sentita in obbligo di leggere, avevo sempre voglia comunque di affrontare le letture che mi ero prefissata e questa cosa mi ha dato molta carica, sono contenta perché di solito quando ho tempo riesco a leggere a malapena 50 pagine, mentre nell'arco di ieri ho letto tantissimo. Innanzitutto ho terminato Season Storm di Leigh Bardugo, mi mancavano 100 pagine, è un libro in inglese non semplicissimo, quindi sono molto soddisfatta di questa mia lettura. Ho terminato anche Proiettili di Zucchero, avevo già letto il numero 1 qualche settimana fa, mi mancava il 2. Poi sono andata avanti leggendo il numero 5 di Saga, che mi è piaciuto tanto. Il numero 1 di Children of the Sea, un manga che non conoscevo, mi era stato regalato e mi è piaciucchiato perché alla fine si parla tanto di mare, pesci, animali. Ho letto Gli elefanti hanno memoria di Agatha Christie, un romanzo su Poirot che mi è piaciuto veramente tanto, ma la lettura che mi è piaciuta di più è stata La generazione di Flavia Biondi. La storia parla di un ragazzo che da Milano torna nel suo paese natale, dalla nonna, dalle zie, e si scontra quindi con una generazione diversa dalla sua. È un fumetto che parla tantissimo di famiglia, di rapporti, ma anche di amore, affrontando anche tematiche LGBT. Mi è piaciuto veramente tanto perché è una storia, secondo me, in cui tante persone si possono rivedere, ognuno di noi ha una famiglia, il rapporto poi con la nonna penso che sia sempre qualcosa di molto speciale. Infine ho cominciato Tartaruga all'infinito di John Green, ho tolto la sovracoperta, ma è lui. Ieri sera alla fine sono riuscita ad arrivare a pagina 202, quindi poco oltre la metà, e sono molto soddisfatta di questo. La storia al momento mi sta piaciucchiando, a tratti non sopporta la protagonista Aza, che ha un disturbo ossessivo compulsivo. Ovviamente non è che non mi piaccia questa ragazza perché ha questo problema legato anche all'ansia, anzi sono molto contenta che ci sia questa rappresentazione, che la protagonista abbia dei disturbi di ansia, però ci sono delle cose che fa, che dice, che non rispecchia
cambiano totalmente quella che è la mia visione, ai miei occhi abbastanza inverosimile, e non lo so, anche le dinamiche con gli altri personaggi a volte le trovo un po' forzate, però nel complesso la storia è carina. Questo era quindi il riassunto della mia readathon. Come dicevo prima, sono molto soddisfatta e in futuro mi piacerebbe rifare una cosa del genere o partecipare a una challenge simile, quindi se avete proposte magari fatemelo sapere qua sotto. Spero che questo video readathon, challenge, vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!